Nella registrazione di questo album mi sono servito di una sola edizione a stampa come testo di riferimento, quella della Suite Compostelana di Frédéric Monpoux, edita nel 1962 da Salabert. Ho scelto di usare l'edizione a stampa in quanto frutto di un lungo lavoro di concerto fra Monpoux e il dedicatario del pezzo, André Segovia. Un lavoro testimoniato da un corposo carteggio in cui autore e dedicatario parlano di questa importante composizione. Per quanto riguarda gli altri brani incisi, mi sono rivolto ai manoscritti. Nel caso della Canzone Danza numero 10 di Monpoux, siamo di fronte a un'edizione postuma, mentre per quanto riguarda la tredicesima, esiste un'edizione pubblicata con il compositore vivente, ma un'edizione che si discosta in modo piuttosto rilevante dal manoscritto finale che Monpoux ha consegnato al dedicatario del brano, Narciso Yepes. Ho quindi, grazie al Fons Monpoux della Biblioteca de Catalunya e alla studiosa Camilla Rubagotti, consultato questo manoscritto e l'ho usato come riferimento per la mia registrazione. Le composizioni chitarristiche di Gaspar Cassadò sono invece state tutte pubblicate postume, in quanto erano intese come un semplice dono per l'amico di Cassadò, André Segovia, e in alcune di queste composizioni, quelle suonate in concerto e registrate dallo stesso Segovia, sono ben visibili i suggerimenti e le piccole modifiche operate dal chitarrista spagnolo che Cassadò ha scelto di integrare nel suo testo e che io a mia volta ho integrato nella registrazione.